Il dossier è sul tavolo di tutte le cancellerie occidentali da settimane, permettere o meno all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio per colpire aeroporti e basi di lancio in territorio russo. Ebbene, l'ok di Stati Uniti e Gran Bretagna non c'è e forse non arriverà mai perché Biden e Starmer temono l'escalation del conflitto. Nelle ultime ore lo ha spiegato chiaramente Zelensky, che ormai, dopo tante insistenze, appare rassegnato, tanto da puntualizzare che negli attacchi degli ultimi giorni in Russia non sono stati usati armamenti occidentali, compresi i blitz di stanotte in cui sono stati colpiti da droni altri depositi russi di armi a Tver e Krasnodar. Secondo il ben informato sito politico, invece, la Casa Bianca avrebbe deciso di inviare all'Ucraina i missili a medio raggio per la nuova flotta dei caccia da combattimento F-16. Ma il presidente ucraino ha parlato anche d'altro, innanzitutto del piano di pace proposto da Cina e Brasile in primavera, che a suo dire, a difetto di essere poco concreto, è pieno di pericolose generalizzazioni. È tornato invece sul piano per la vittoria che presenterà a breve a Biden, piano vittoria che sarà a disposizione di tutti e aperto anche alla Russia, che lo vedrà nel secondo vertice sulla pace. Sarà, dice Zelensky, l'inizio e la base per dialogare in qualsiasi formato con Mosca. Per ora però di dialogo non c'è traccia e nelle ultime ore Mosca ha colpito Dnipro, Kharkiv e Kryvyi Rih, dove si contano morti e feriti. All'Ucraina serve tutto il sostegno possibile. Zelensky ha ringraziato gli alleati per gli aiuti ai militari che da settembre arrivano a Kiev con maggior velocità e puntualità. Già ieri il leader ucraino aveva incassato da Ursula von der Leyen un altro pacchetto di prestiti da 35 miliardi, frutto dei profitti degli asset russi congelati nelle banche europee dall'inizio del conflitto. L'ok all'uso di questi fondi viene dato ogni 6 mesi con voto unanime degli stati membri dell'Unione e ogni volta l'Ungheria, notoriamente filorussa, si mette di traverso. Viktor Orban ha infatti proposto di posticipare qualsiasi decisione a dopo le presidenziali statunitensi. Questi fondi invece sono urgenti, perché destinati a sostenere le strutture energetiche ucraine colpite duramente da Mosca, non a caso prima dell'inizio del lungo inverno. Il primo viaggio di Ursula von der Leyen da presidente riconfermata della Commissione europea è in Ucraina, trasferta altamente simbolica per confermare l'appoggio di Bruxelles a Kiev sia nella guerra che nella prospettiva di adesione all'Unione. Von der Leyen porta con sé generatori elettrici per i pompieri di Kiev, ma soprattutto un pacchetto di prestiti di 35 miliardi di euro, frutto dei profitti degli asset russi congelati nelle banche europee dall'inizio del conflitto. Questi soldi fanno parte di un piano più ampio di finanziamento che vale 50 miliardi di euro, frutto dell'aiuto di 7 paesi europei più gli Stati Uniti. Zelensky ha auspicato che i soldi arrivino quanto prima, perché l'inverno è alle porte e c'è bisogno di ricostruire le infrastrutture energetiche, rifugi, produrre armi e comprare contraerea. Anche ieri notte gli ucraini hanno abbattuto 61 droni russi, mentre oggi un missile russo Iskander ha colpito il porto di Odessa. La questione dei finanziamenti con i proventi degli asset russi congelati è delicatissima. L'ok all'uso di questi fondi viene dato ogni 6 mesi con voto unanime degli Stati membri dell'Unione, ma Viktor Orban ha proposto di posticipare ogni decisione a proposito fino a quando non si saprà chi sarà il nuovo presidente americano a novembre. Non è la prima volta che il governo ungherese, notoriamente filorusso, cerca di bloccare gli aiuti a Kiev. Giusto oggi, mentre i presidenti delle commissioni per gli affari europei dei parlamenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno invitato i paesi europei a non comprare quel poco di gas russo che ancora rimane dei vecchi contratti con Mosca, il ministro degli esteri di Orban ha detto che è interesse del suo paese sviluppare la cooperazione economica tra Ungheria e Russia in aree non interessate da sanzioni internazionali. L'Ungheria poi non solo continua a comprare gas, dice il ministro, ma ha di recente concordato di incrementare il commercio, mentre molti paesi europei continuano a fare affari con la Russia in segreto. Noi, conclude Sijarto, lo facciamo apertamente.
A Zelensky, che chiede a Stati Uniti e Regno Unito decisioni forti per colpire la Russia in profondità con le armi occidentali, Washington e Londra rispondono: valuteremo rapidamente le richieste dell'Ucraina. Siamo qui per ascoltare, per condividere idee, per andare avanti e dunque per ribadire con forza il nostro durevole supporto al popolo ucraino, dice il segretario di Stato americano Anthony Blinken, a cui fa eco David Lammy, il ministro degli esteri britannico, arrivato a Kiev con un bagaglio pesante. 600 milioni di sterline, un nuovo pacchetto di aiuti tra finanziamenti e garanzie di prestito, con la promessa di consegnare centinaia di missili per la difesa aerea, decine di migliaia di proiettili di artiglieria e veicoli blindati entro la fine dell'anno. Accanto agli Stati Uniti, che hanno annunciato un analogo pacchetto di 700 milioni di dollari, siamo impegnati a dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per resistere all'invasione illegale della Russia, ha dichiarato Lammy. Una visita, quella odierna a Kiev, dei due responsabili della politica estera di Stati Uniti e Gran Bretagna, particolarmente significativa alla luce della missione a Washington di Keir Starmer, il primo ministro inglese, che venerdì incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca. Un quadro generale nel contesto degli avvenimenti degli ultimi mesi che concede adesso a Zelensky la fondata speranza di ottenere quanto richiesto. Un deciso cambio di passo che naturalmente non lascia Mosca indifferente. Risponderemo in modo appropriato al via libera all'utilizzo da parte dell'Ucraina dei missili a lungo raggio, dice Dmitry Pieskov, il portavoce del Cremlino, secondo il quale gli alleati, attraverso i media, puntano all'assuefazione delle opinioni pubbliche occidentali per prepararle allo scenario peggiore. Uno scenario che, secondo gli Stati Uniti, che hanno annunciato nuove sanzioni, si concretizza con il sostegno diretto alla Russia dell'Iran, che sarebbe per fornire a Mosca missili balistici da usare in Ucraina in tempi brevissimi. Per questo Zelensky ribadisce di volere discutere con Biden su come mettere fine alla guerra, un piano che mira a rafforzare Kiev al punto da spingere la Russia a deporre le armi. Da segnalare infine l'intervento del presidente turco Erdogan, che oggi ha sottolineato il suo sostegno incrollabile all'Ucraina e alla sua integrità territoriale e indipendenza, compresa la restituzione della Crimea. Sembrano indebolirsi ogni giorno di più le capacità della contraerea ucraina di intercettare gli attacchi russi sul suo territorio, diventati ormai sistematici. Bersagliate la notte scorsa infrastrutture energetiche a Konotop, nella regione di Sumi, dove si contano una quindicina di feriti. Ma gli Shahed, i droni kamikaze iraniani, si sono abbattuti in sciame su 9 regioni. Quasi tutti neutralizzati in tempo, mentre i missili Iskander sembrano ormai bucare le difese ucraine senza troppi ostacoli. Situazione difficile, ammettono i comandi militari di Kiev. Dai blogger di guerra delle due parti emerge un bollettino catastrofico per le truppe di Zelensky. Nel Donetsk la caduta di Pokrovsk in mano agli uomini di Mosca sembra ormai inevitabile. Questo snodo logistico vitale è ormai senza acqua né gas a causa dei combattimenti che stanno danneggiando anche le vie d'accesso. E mentre avanzano nel Donbass, i russi hanno anche sferrato la controffensiva in casa loro, nel Kursk, teatro di un'avanzata ucraina clamorosa ma ormai in fase di ripiego. Almeno 10 gli insediamenti riconquistati dalle forze speciali cecene impegnate nella battaglia, fa sapere oggi il ministro degli esteri Lavrov. Kiev, per difendersi, vuole attaccare e non con i mezzi dell'illusoria offensiva del Kursk, ma con i missili a lungo raggio occidentali che intende lanciare all'interno del territorio russo. Il via libera da Stati Uniti e Gran Bretagna c'è già, scrive oggi The Guardian, citando fonti del governo di Londra, all'indomani della visita dei capi della diplomazia dei due paesi, Blinken e Lammy, in Ucraina. Per il momento però gli alleati parlano solo del 1,5 miliardi di aiuti già decisi e per quanto riguarda la fine delle restrizioni sull'uso delle armi è questione in fase di considerazione, dicono. Prima dell'annuncio, che significherebbe escalation, non si vuole rinunciare a percorrere la strada parallela che porti a un piano di pace. Forse quello che Zelensky intende presentare a Washington, sicuramente non quello discusso da Brasile e Cina con Mosca, già bocciato da Kiev, che non è stata coinvolta nelle discussioni. Oggi Anthony Blinken fa tappa in Polonia, alleato solido dell'Ucraina, ma politicamente diviso tra un presidente Duda, che guarda con favore in direzione Trump, e il primo ministro Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, completamente in linea con Bruxelles sul futuro dell'Ucraina. Mentre dal Cremlino arriva la conferma, Putin incontrerà il mese prossimo a Kazan il presidente cinese Xi Jinping.
Sono tornati a casa 103 soldati ucraini, altrettanti, ma con una divisa diversa, quella russa. Nelle stesse ore attraversavano il confine in direzione opposta, dall'Ucraina verso la Bielorussia. Questi militari russi fanno parte del bottino del Kursk, catturati a partire d'agosto, quando gli ucraini, beffando le difese russe, sono entrati in profondità nella vasta regione dentro il territorio della Federazione, dove imperversa da settimane una battaglia durissima che potrebbe essere decisiva per le sorti del conflitto e dove appunto Mosca ha cominciato il suo contrattacco. Oggi il Ministero della Difesa parla di 13.000 militari ucraini morti, 300 nelle ultime 24 ore. Si capisce allora perché decisivo potrebbe essere, se autorizzato, l'utilizzo dei missili a lungo raggio chiesti con insistenza da Zelensky. Il premier britannico Starmer è volato per la prima volta ieri a Washington. Il tema è stato al centro dell'incontro con il presidente americano Biden, al termine del quale, pur avendo ribadito entrambi il sostegno all'Ucraina, una decisione circa la revoca dei limiti imposti a Kiev per l'utilizzo delle armi a lungo raggio in profondità nel territorio russo non è stata ancora presa. Londra considera cruciali i suoi missili Storm Shadow per fermare Putin, ma il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza americano Kirby ha chiarito che nella politica americana non c'è stato alcun cambio, nessuna autorizzazione per sparare i missili ATACMS verso la Russia. Del resto, in caso contrario, Putin ha detto che si sentirebbe autorizzato a considerare la NATO come parte in conflitto e ad adottare misure appropriate. Abbiamo armi per fondere Kiev, ha rilanciato Medvedev, il fidato ex presidente russo. Una prima reazione all'eventuale passo avanti britannico c'è stata con il ritiro degli accrediti a 6 diplomatici del Regno Unito accusati di spionaggio. Svezia e Finlandia, entrate da poco nella NATO, hanno annunciato intanto il loro via libera a Kiev per l'utilizzo dei missili a lunga gittata in conformità con il diritto internazionale. L'Europa resta divisa, con il no secco tra gli altri anche d'Italia e Germania. Se ne discuterà alla prossima Assemblea Generale dell'ONU, questo mentre dai ministri degli esteri del G7 arriva l'ennesima condanna all'Iran per la fornitura di armi a Mosca. I più importanti depositi strategici delle forze armate russe sono andati distrutti la notte scorsa in uno dei più grandi attacchi sul territorio russo dall'inizio della guerra. La dinamica non è ancora chiara, forse dei droni o più probabilmente velivoli più grandi ma senza pilota ucraini hanno centrato a Toropets, nel distretto di Tver, 160 km a nord-ovest di Mosca, il più grande e si pensava inviolabile stoccaggio di armi della Federazione Russa. Si ritiene contenere 30.000 tonnellate di esplosivo, munizioni, missili, razzi, mine, artiglieria vecchia e nuova, compresa quella fornita dalla Corea del Nord, armi per la guerra in Ucraina, accatastate in decine di bunker difesi da un alto muro di cinta. L'esplosione è stata di una violenza tale da provocare l'effetto di un terremoto, allertando i sismologi dei paesi scandinavi. La nube di fumo era visibile per chilometri dai satelliti, i villaggi circostanti sono stati evacuati. Insomma, un colpo durissimo per Vladimir Putin. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che i cieli russi siano stati violati per centinaia di chilometri, ben oltre il raggio d'azione degli Storm Shadow europei. Così la guerra si spinge dentro la Russia, già violata nel Kursk ad inizio agosto, e dove Kiev sostiene di aver fermato la controffensiva russa. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca continuano invece le operazioni offensive e in una sola giornata gli ucraini avrebbero perso 400 militari tra morti e feriti. Mentre proseguono i bombardamenti sul territorio ucraino, massiccio è stato nella notte l'attacco su Zaporizhzhia con 2 morti e feriti, l'allerta aerea scattata in molte regioni da Kharkiv a Sumy a Kiev. Sull'altro fronte, quello russo, le difese aeree di Mosca intercettavano intanto decine di droni ucraini, ma senza vittime. L'Ucraina non si lascerà convincere a negoziare con la Russia, ha dichiarato Mikhailo Podolyak, uno dei più stretti consiglieri del presidente ucraino Zelensky. In 2 anni e mezzo, ha aggiunto, le previsioni su una rapida occupazione dell'Ucraina non si sono avverate e il nemico
fuoco non sarà in grado di realizzarle. Una nuova tempesta di missili e droni sulle città ucraine, a Odessa, che oggi deve fronteggiare anche gli allagamenti dovuti alla pioggia incessante. Due persone sono rimaste uccise da un drone, mentre a Kharkiv i feriti sono decine, alcuni ancora sotto le macerie, in questo palazzo centrato da bombe teleguidate lanciate da oltre confine dai russi. Zelensky, nel mostrare le immagini dell'ennesimo edificio civile colpito dagli ordigni di Mosca, torna a esortare gli alleati: consentiteci di usare missili a lunga gettata oltre frontiera per colpire le postazioni russe da cui partono le bombe che quotidianamente ci colpiscono. L'ennesimo appello rivolto alla Francia, al Regno Unito, alla Germania, che non recede dal no all'invio dei Taurus, ma anche all'Italia, che ha una posizione simile a quella tedesca e che finora ha inviato solamente contraerea per difendere le città. Il messaggio è rivolto soprattutto a Washington, dove da giorni si parla della questione senza però arrivare a prendere una decisione. Joe Biden sarebbe orientato a dare l'ok all'uso oltre confine per gli Storm Shadows britannici e per i loro equivalenti francesi Scalp, un'autorizzazione resa necessaria dal fatto che questi missili utilizzano componenti americane. Nel corso della sua prima visita a Washington, il premier Starmer sarebbe tornato a chiedere a Biden di sciogliere la riserva, anche perché sul tavolo c'era anche un'altra questione, e non da poco. La Russia starebbe fornendo all'Iran la propria tecnologia nucleare in cambio di missili e droni, una possibilità che allarma anche per il ruolo che Teheran ha nella crisi in Medio Oriente, dove i nemici di Israele, dagli Houthi agli Hezbollah fino ad Hamas, sono i migliori alleati della Repubblica Islamica. Un gioco di alleanze antioccidentali che vede Pechino organizzare con Mosca esercitazioni militari nel mare del Giappone e Pyongyang continuare a rifornire di armi l'esercito russo. Non a caso il capo dell'intelligence ucraina Budanov ha detto che la Corea del Nord è il secondo nemico dell'Ucraina per la potenza di fuoco che garantisce inviando proiettili d'artiglieria. Potenza che in questi giorni sta dando lenti ma inesorabili frutti nel Donbass e che comincia a farsi sentire anche nella regione di Kursk, dove gli ucraini hanno perso alcuni villaggi che sono tornati sotto il controllo russo.